Ciao, sono Roberto De Rosa, bentornati sul mio canale per questo nuovo appuntamento della mia rubrica didattica dedicata al basso elettrico. In questa serie di lezioni vi spiegherò diverse cose: impostazione, tecnica di base, teoria, armonia, ma anche slap, improvvisazione e molto altro. E ve lo spiego in 5 minuti. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle prossime lezioni. Allora, avete guardato le precedenti lezioni sugli intervalli? E quelle sulle triadi e quadriadi? Spero di sì, perché in questa lezione inizieremo a fare sul serio con le note musicali. Vi farò capire in che modo viene generata una tonalità, quindi in che modo comunicano tra loro le note per creare una squadra vincente. Cosa è una tonalità? Beh, se parliamo di colori, può essere una tonalità di grigio, oppure una tonalità di verde, che è il mio colore preferito, qualora non si fosse capito. Ma se parliamo di musica, la tonalità è il modo in cui un gruppo di note che fa riferimento a una nota definita tonica è organizzato in base a una struttura di intervalli ben precisa. Inoltre, ognuna di queste note ha un ruolo ben definito, il tutto in funzione della tonica. Partiamo dalla tonalità di Do maggiore. Come abbiamo visto nella lezione dedicata a questa scala, essa è costituita da una serie di intervalli ben precisi e le distanze che intercorrono tra le sette note sono tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. La scala di Do maggiore non presenta alcuna alterazione, come potete vedere. Adesso però proviamo a costruire una scala maggiore la cui tonica è una nota diversa da Do. Proviamo con il Sol, ad esempio. La scala di Sol maggiore deve rispettare tutte le distanze di cui abbiamo parlato finora. Quindi Sol, La, La, Si, le distanze sono tono, tono, e andiamo bene finora. Si, Do, semitono, ancora bene. Do, Re, Re, Mi, tono, tono. Adesso c'è il Fa. Ma in base alla struttura di cui abbiamo parlato, tra il sesto e il settimo grado dovrebbe esserci un tono e tra il settimo e l'ottavo grado un semitono. Quindi cosa facciamo? Spingiamo un pochino in avanti il Fa mettendoci accanto un diesis e così tutto quadra. Abbiamo così la nostra nuova scala di Sol maggiore. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol. Questa scala presenta un'alterazione, un diesis sulla nota Fa che sarà sempre alterata all'interno del contesto di questa tonalità. Si dice che la tonalità di Sol maggiore ha un diesis in chiave e viene posto all'inizio del rigo musicale subito dopo la chiave, in corrispondenza del rigo o dello spazio relativo a quella nota. Nel caso della chiave di basso, il Fa diesis viene posto sul quarto rigo. Tutto chiaro? Spero di sì, perché adesso arriva il bello. Non è un caso che io abbia scelto proprio di costruire la scala di Sol maggiore. Sol dista una quinta giusta dal Do, vero? E se provassimo a costruire un'altra scala maggiore, stavolta a partire da una quinta giusta rispetto al Sol, ovvero Re, otterremo le seguenti note: Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis, Re. Stavolta le alterazioni che otterremo per fare in modo che tutte le note rispettino quell'impalcatura che abbiamo visto della scala maggiore sono due, ovvero Fa diesis e Do diesis. Indovinate cosa succederebbe se provassimo a costruire un'altra scala maggiore a partire da una quinta giusta rispetto al Re? Ebbene sì, se andiamo avanti costruendo le scale maggiori per quinte giuste ascendenti, ogni scala maggiore presenterebbe un diesis in più rispetto a quella precedente, fino a un massimo di 7, e cioè tutte le note della scala alterate. Se invece di proseguire per quinte ascendenti considerassimo le tonalità costruite per quarte ascendenti rispetto a Do, cioè Fa, Si bemolle, Mi bemolle, eccetera, otterremmo tutte scale che presentano uno o più bemolli in chiave. Questo meccanismo crea una specie di regola geometrica basata su un cerchio al di sopra del quale c'è il Do e a destra e a sinistra ci sono tutte le tonalità che salgono per quinte o quarte ascendenti. Questo schema si chiama circolo delle quinte o quarte ascendenti e serve per orientarci nel riconoscere le diverse tonalità musicali. Il numero di alterazioni aumenta man mano che si scende verso la destra o la sinistra del cerchio. Le alterazioni poste all'inizio del rigo costituiscono l'armatura in chiave di una tonalità e si presentano sotto un preciso ordine. Per i diesis sono Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si,
mentre per i bemolle sono Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa. Come vi ho spiegato nella lezione dedicata alla scala minore naturale, ogni scala maggiore ha una propria relativa minore posta sul sesto grado. Quindi, ad esempio, alla tonalità di Sol maggiore corrisponde quella di Mi minore, a quella di Fa maggiore corrisponde quella di Re minore, e così via. Ogni relativa minore presenta le medesime alterazioni della sua corrispettiva maggiore. Per imparare ad orientarvi in quello che inizialmente potrebbe sembrare un sistema complesso di note e di alterazioni, vi consiglio di suonare sul basso le scale maggiori e le loro relative minori, aiutandovi con un PDF che io vi lascerò nella descrizione di questo video. Ad esempio, questa è la scala di Sol maggiore. La sua relativa minore è Mi. Entrambe presentano un'alterazione che è Fa diesis. Bene, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video e volete supportarmi, cliccate sul tasto iscriviti e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati anche sulle prossime lezioni. Non dimenticate di seguirmi su tutti i social e per contenuti esclusivi come tabs, trascrizioni, video, esercizi e molto altro, potete iscrivervi al mio canale Telegram, vi lascio il link in descrizione. Ci vediamo al prossimo, te lo spiego in 5 minuti. Ciao!